Costanzo Cascavilla, oggi si parla di formazione, è una domanda specifica, oserei dire quasi più tecnica. Gli enti locali investiranno ancora nella formazione? Perché fino ad oggi, diciamo, c'è stato solo qualcosa a macchia d'olio. Beh, sicuramente la formazione continua, la formazione dei dipendenti è un elemento importante nella crescita del personale e con essa, con la crescita del personale appunto anche la crescita dell'ente locale e soprattutto rispetto alle nuove competenze che l'ente ha. Gli enti locali di solito non investono molto in formazione. È pur vero che l'impresa privata gode di agevolazioni e di progetti specifici molto inerenti al settore della formazione continua. L'ente locale a volte deve molto investire su se stesso, sulle risorse proprie, però è indispensabile che anche nell'apparato pubblico si investa in formazione, si investa per la crescita dei dipendenti in modo da avere del personale qualificato, soprattutto rispetto al nuovo ruolo che gli enti locali hanno nello sviluppo del territorio. La formazione è importante, la formazione continua, appunto, è l'argomento della serata. Cos'è stato il passato e cosa sarà il futuro della formazione? Beh, indubbiamente in Puglia bisognerà rivedere un attimino le politiche della formazione, sia della formazione per i giovani, sia appunto e soprattutto anche della formazione continua e poi della formazione per i dipendenti pubblici. Tra l'altro noi ospiteremo a San Giovanni Rotondo nel prossimo ottobre, lo stiamo già definendo, un grosso convegno, importante convegno, un'importante manifestazione dell'Associazione dei dirigenti pubblici. Anche quello costituirà un momento formativo importante. È indubbio che bisognerà rivedere un po' il quadro della formazione, dell'assetto normativo, ma anche appunto dell'erogazione concreta delle misure formative a partire dai giovani, ai dipendenti delle imprese, ai liberi professionisti ed anche ovviamente al settore pubblico. Noi come comune faremo di questo sicuramente un nostro asset importante, anche e soprattutto perché, torno a ripetere, l'evoluzione normativa è continua. Si pensi per esempio al nuovo codice dei contratti. Se non formiamo il personale, credo che non andremo avanti granché, oppure anche alle nuove metodologie di lavoro sui partenariati pubblico-privati. Bisogna ovviamente investire in formazione come si fa da altre parti. Lei sarà un soggetto ben in vista perché lei è il sindaco di una città, San Giovanni Rotondo, quindi sarà sicuramente un po' il punto di riferimento su questa nuova formazione. Il comune dovrà investire allora. Assolutamente sì, è chiaro che il sindaco di San Giovanni Rotondo ha una visibilità ovviamente dovuta al fattore San Pio, però è chiaro che bisognerà collaborare con tutti gli altri sindaci dei comuni vicini. Proprio stamattina abbiamo tenuto una riunione con i sindaci e qualche assessore dei comuni vicini, San Marco, Rignano e San Nicandro Garganico, perché vogliamo insieme a queste amministrazioni porre, a partire dalle politiche per il sociale, di welfare locale, porre appunto un nuovo modo e una nuova metodologia di lavoro tra le amministrazioni in cui appunto anche la formazione diventerà elemento portante. Con Giampaolo Basile di Europa 2020, oggi si parla di formazione continua, ma la domanda è l'orientamento europeo per gli investimenti al sud, quali sono, se ci sono, come saranno ovviamente in questo momento anche particolare? Sì, beh, in realtà la domanda non è semplicissima. L'Europa, nonostante il periodo che sta trascorrendo, l'ultima settimana soprattutto Brexit l'ha un po' evidenziato, però sta dando una grossissima attenzione in termini prevalentemente di fondi diretti, ma anche supportando le regioni con i fondi strutturali, ai nostri territori, cioè quelli che loro chiamerebbero less developed, quindi meno sviluppati. Da un punto di vista dei finanziamenti ai territori, ritengo che il semestre olandese ha tracciato un percorso molto, molto interessante, permettendo addirittura alle aggregazioni di comuni di poter avere dei finanziamenti a fondo perduto diretti fino a un massimo di 5 milioni di euro.
l'ultima misura assolutamente interessante che finanziava, stimolava i network tra città europee, Urbact 3, che si è chiusa da qualche giorno, il 22 giugno scorso, finanziava addirittura sviluppi di ricerca implementati in città con piani strategici fino a 750.000 euro. Quindi diciamo che l'Europa, sia per fondi strutturali che per fondi diretti, assolutamente sta sensibilizzando, senza tralasciare chiaramente quelli legati al tema di questa sera, che sono quelli legati alla formazione, ma che storicamente sono gli Erasmus, che diciamo un po' l'applicazione più semplice, fino ad arrivare a qualche applicazione degli Horizon o al finanziamento o ai finanziamenti che cercano di matchare, di far incontrare la ricerca industriale o la ricerca universitaria con quella industriale. Senta, una domanda ancora più specifica: c'è qualcuno che si preoccupa di questo momento particolare dell'uscita dell'Inghilterra, dall'Europa? C'è qualche blocco? Qualcuno si preoccupa di non avere più l'accessibilità ai fondi? Si è bloccato tutto? Cosa sta succedendo? No, io devo dire che sinceramente l'ultima settimana, io sono rientrato proprio poche ore fa da Bruxelles, l'ultima settimana non ha fatto tralasciare nulla di preoccupante, se non legato insomma un po' alle strategie di tenuta dell'Unione Europea. L'onorevole Cozzolino, che purtroppo non è qui stasera, la scorsa settimana, intervenendo alla Commissione ECOM con Draghi, addirittura poneva questa ipotesi di Brexit, alla quale però Draghi assolutamente preferiva non rispondicchiare, perché sinceramente è stato anche un fulmine a ciel sereno questo della Brexit. Però non posso immaginare, insomma, che il Presidente della BCE non l'abbia quantomeno messa tra i suoi pensieri e assolutamente ne abbia fatta anche una valutazione positiva o negativa di tenuta anche da un punto di vista finanziario dell'Europa. Al momento c'è più una preoccupazione di assestamento della situazione piuttosto che di individuare uno spauracchio di frattura intera dell'Unione Europea. Antonio Dell'Aquila, direttore di Format. Questa sera si parla di formazione continua tra imprese, sviluppo, territorio, insomma una bella iniziativa. Perché queste iniziative vale ancora la pena puntare e far conoscere? Bisogna impegnarsi su questi temi, infatti abbiamo invitato dei relatori che sono gli uomini che sono nelle istituzioni, come i sindaci, a chi poi opera in Europa, anche i rappresentanti del mondo dei professionisti come i dottori commercialisti. Proviamo in qualche modo a dare un po' di risposte ai bisogni della formazione, come deve essere concepita e inquadrata, e anche all'utilizzo dei fondi interprofessionali, che in questo danno un ausilio importante alle aziende perché gratuitamente possono riqualificare il proprio personale. Ecco. C'è sempre il tentativo di coinvolgere quanto più possibile il tessuto imprenditoriale e economico, perché i momenti sono abbastanza complicati e le domande che ci poniamo sono tante, tra cui anche l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa potrà provocare dei problemi, dei ritardi nell'assegnazione delle risorse, e quindi ecco, i territori come quelli del sud dell'Europa avranno delle conseguenze, diciamo, negative, dei ritardi su quello che accade. Ecco, queste sono le domande che proveremo a farci oggi. Con la dottoressa Anna Maria De Martino, componente dei giovani commercialisti della provincia di Foggia, oggi si parla di formazione continua. Si parla di Europa ovviamente, voi comunque avete anche un ruolo importante, i commercialisti devono, tra virgolette, conoscere bene per proporre anche lo svolgimento di queste pratiche. Allora, prima di tutto partiamo col fatto che comunque la formazione continua è importantissima, perché serve, diciamo, a riemergere nel territorio e dare un forte valore aggiunto. In effetti il tema di cui si parlerà, soprattutto di quello di cui parlerò io, riguarda l'innovazione strategica. L'innovazione strategica riguarda la capacità di crescere e dare valore aggiunto alle risorse che fanno parte all'interno di un'impresa. Solo col valore aggiunto effettivamente si può competere e si può crescere. Senta, in questo momento un po' particolare, si ha forse un po' di tensione? L'Inghilterra è andata via, come la vede lei?
che l'Inghilterra è andata via, purtroppo sono scelte che uno fa politicamente, e l'impatto forse sull'Italia ancora non si avverte, vedremo nell'orizzonte del breve periodo cosa comporterà. L'impegno dell'associazione per il territorio? L'impegno dell'associazione è di far riemergere il territorio. Ieri abbiamo fatto un primo convegno riguardante il processo tributario e quindi la riforma del 156-2015. Siamo stati il primo in tutta Italia a fare tramite la Fondazione dei Dottori Commercialisti. Quindi ci stiamo impegnando per portare anche il convegno nazionale a Foggia. Chissà, possiamo far riemergere il territorio.